siamo fortunatissimi ovviamente ad avere la possibilità di avere una casa così, così moderna e così bella in una realtà che sicuramente in questo momento non ci offriva la possibilità di allenarci bene. Quindi di conseguenza stiamo cercando di organizzare tutto affinché i nostri obiettivi vengano centrati e affinché chi ci ha dato fiducia in realtà poi ne risulti soddisfatto. Quali sono gli obiettivi di quest'anno? Sicuramente obiettivi ambiziosi perché è stato fatto in estate un mercato importante. Ma i nostri obiettivi sono quelli di ritornare ovviamente in 3 anni a poter disputare una finale scudetto. Questo è il primo passo, diciamo, quello più importante, di crescita delle piccole e di inserimento di chi è arrivato nuovo. Quindi sì, sicuramente puntiamo a giocare ovviamente la Final Six e possibilmente la semifinale scudetto. Non vogliamo guardare troppo in là. Il nostro progetto è un progetto che durerà 3 anni, però diciamo che chi ben comincia è a metà dell'opera. Torni da Rio con una medaglia d'argento, un riconoscimento importante che poi tu desideravi tanto, l'avevi detto che volevi in qualche modo chiudere un cerchio ancora con una medaglia. Ma è stato veramente una cosa fortunata, anche perché non sta scritto da nessuna parte che chiudendo la propria carriera si riesca a disputare una finale olimpica. Quindi ovviamente sono stata fortunata e mi piace poter pensare che me lo sono meritato anche un po'. Di conseguenza sarò sicuramente più pronta e più felice ad affrontare tutto quello che verrà. Non so se sarò ancora in vasca o meno con l'orizzonte, è una cosa che ancora dobbiamo valutare, che io devo valutare, però sono pronta, diciamo, a questa nuova avventura grazie alla medaglia con una spinta in più. Stiamo ripartendo con un nuovo e diverso entusiasmo. Abbiamo chiuso un ciclo e oggi se ne riapre un altro. Si riapre un ciclo con un impianto alle spalle, con tanti giovani che partecipano alla nostra attività, con l'entusiasmo delle atlete anziane che partono con una nuova spinta, ecco. L'anno scorso abbiamo chiuso il campionato facendo qualche fatica, quest'anno speriamo la fatica di farla venire agli altri, ecco. Siccome io sono stato sempre un vincente, in questi 4 anni ho sofferto parecchio, sono stato in un angolino, ma ora usciamo la testa fuori dal capo, usciamo la testa fuori perché siamo diventati importanti da capo, abbiamo una bella struttura alle spalle, abbiamo tante famiglie alle spalle, abbiamo una nuova dirigenza, io oggi sono il papà anziano che sta dietro le quinte, che batte le mani, non sono quello che scende in campo come una volta, però il cuore è lo stesso, quello di ieri è uguale a quello di oggi. La casa sì, è importante avere una struttura come la nostra, che però vedi, di solito si parla di collaborazione, no? Quando c'è, tu dici equip, orizzonte, no, in questo caso questa struttura è davvero una casa per tutti quelli che lavorano qui e noi riteniamo che non sia un accordo, un qualcosa di molto articolato questa storia tra noi e Orizzonte, ma sia semplicemente, diciamo, la nostra anima agonistica, quindi loro sono il nostro sangue sportivo, come si vuol dire. Del resto poi abbiamo l'anima commerciale, quindi loro si sono assolutamente integrati e siamo davvero una famiglia e una squadra in tutti i sensi. Noi è la prima volta che facciamo, mai ci è capitato di avere strutture sportive, è la prima in assoluta esperienza. Ho vissuto lo sport un po' da atleta così, però oggi mi rendo conto davvero che c'è gente qui che ha vinto tanto, tutto, e io sono davvero piccolo.